noi abbiamo ricevuto una lettera firmata dal cardinale Angelo Solano, segretario di Stato, e dal cardinale Martínez Amalo, prefetto della Congregazione dei Religiosi, in cui ci trasmettevano delle decisioni riguardo all'istituto prese direttamente dal Santo Padre. Era anche volontà sua che la Casa Generalizia venisse nella diocesi di Velletriceni, sotto la guida prudente del Monsignor Erba. Згромадження оточеного слова прибуло до Сені у 2000 році. Тут, в День свята Луганської Богородиці, 8 травня 2004 року, владика Андрій Марія Ерба визнав згромадження оточеного слова як інститут богопосвяченого життя єпархіального права. Devo dire che anche per me, come per il cardinale McCarrick, che è un grande amico dell'istituto e anche amico di Monsignor Erba, Monsignor Erba è il mio eroe, come ha detto il cardinale McCarrick quando seppe che lui andò in Argentina a fare queste ordinazioni. Io ho avuto l'impressione di incontrare diversi padri, anche le suore, che c'era molto fervore, molta fede, molto impegno apostolico, amore al Vangelo, alla vita fraterna, all'apostolato. Siamo molto contenti di esserli ancora vicini, di contare con il suo sapiente consiglio, la sua grande gioia, la sua grande semplicità, la sua grande cultura. Siamo anche disposti, perché ci sentiamo i suoi figli, ad accompagnarlo per tutta la sua vita, ad aiutarlo, ad assisterlo, perché le dobbiamo tanto. Senti, antico assigna, la sede apostolica che ci sede a San Pietro ci ha portato qui, nella seconda tradizione, prima Romanorum Colonia. Siamo qui per autorità superiore. In te siamo nati canonicamente nella Chiesa per un atto sovrano e in certo senso creatore di un successore degli Apostoli, Monsignor Andrea Maria Erba. Ringraziamo con tutto il cuore, come ringraziamo il nostro Angelo Custode, Don Bruno. Ascolta, Arsinia, donna vanitosa con cintura d'argento. Siamo tuoi figli e figlie. Siamo figli e figlie spirituali di Sant'Italiano e di San Bruno. Ma siamo anche figli e figlie vostri. Voi vi avete aperto le porte delle vostre case e molto di più ci avete aperto le porte del vostro cuore. Sembra che era necessarie le grandi mura poligonali per abbracciarci tutti noi. Grazie per averci innestato nella grande tradizione senile, perché per grazia di Dio abbiamo la stessa fede, la stessa speranza e la stessa carità. La missione sempre è un'avventura.
considerato che ci sarebbe stato questo sviluppo così grande, sia di conoscenza reciproca tra il vescovo e il padre delle scuole, sia anche dello sviluppo che l'istituto ha avuto. Padre Marcelo, quiere. Thank you.
messaggio di ringraziamento al Signore, di lode, di adorazione per la sua volontà. Il sentimento che hai di questa storia è che è Dio il che ha manejato tutto. Renderci conto, avere coscienza che il Signore ci guida. E prepararsi per lo che va a venire, perché recién stiamo cominciando. La responsabilidad nuestra es mucho más grande. Pero vivida sin agobio, sin, con paz, con alegría, el Señor es mucho más grande que nosotros y los pensamientos de Él son mucho más magníficos que los nuestros.